abbiamo visto niente, cioè Conte sul gol. No, francamente alla fine vedevamo un po' anche noi il campo. Cioè, per fortuna, mi sembrava la partita pulita. È stato bravo lui, io pensavo che cacciasse forte proprio anche per il modo, visto che non si vedeva veramente poco, è stato bravo, non so se fa la barriera. Però lo devo rivedere perché l'ha messa bene, forse era un po' lenta, però credo che l'abbia messa bene. Però alla fine faceva veramente fatica, il pallone lo vedevi quando ce l'avevi. Diciamo di vicino, però vabbè, sono stati bravi dalla ripresa. Adesso l'espulsione di Carini, cioè con la palla di Sarri. Imbarazzante. Espulsione imbarazzante. Cioè, raccontaci anche questa, perché non... Espulsione imbarazzante, una palla che l'attaccante si è allungato di molto, l'aveva persa, e Pippo si è messo in mezzo, ma come fa tutti i difensori, assolutamente, senza alzare il braccio, senza fare niente. Lui ha raccontato di una gomitata, sono anche scompensato in campo, ma tanto ormai quando prendono decisioni loro non sbagliano mai. E ci ha sbagliato. Perché Fazio qui anche per una stampa che suonava, Carini ha tenuto la Fazio ragazza. Secondo me fa bene a star zitto, perché nel primo tempo c'era un'espulsione clamorosa per un fallo di Iori che poi è dovuto uscire per quel fallo. Secondo tempo Zito ha dato una mezza mano, no, nemmeno una mezza, tutta mano in faccia a un giocatore, non l'ha buttato fuori, quindi secondo me Fazio è meglio che sta zitto. Proprio detto chiaramente, perché hanno avuto anche un atteggiamento, non vuol dire che i punti sono importanti per tutti, una partita importante, ma ci hanno avuto un atteggiamento da provocatori, hanno picchiato subito, ci sta, va bene, ma quantomeno stiamo zitti. Torniamo al primo tempo dove, come al solito, è stato protagonista di due grandi parate. Il primo tempo mi ha sofferto tanto, ma loro sono una buona squadra, sull'esterno sapevamo che ci potevamo mettere in difficoltà, poi noi eravamo anche un attimo in emergenza oggi, perché veramente... formazione un po' obbligata, insomma la squadra ci ha messo in difficoltà, abbiamo sofferto più del solito, però alla fine eravamo stati bravi perché l'avevamo chiusa sullo 0-0 e niente, si è ritrovato in campo, effettivamente era difficile giocare. Vabbè. Poi però siamo stati bravissimi perché dopo 1-0 dove una squadra così ti può mettere in difficoltà perché l'abbiamo fatta apposta, hanno tutti i giocatori che possono ripartire per il contropiede, mi ha sofferto credo 2-3 minuti, poi abbiamo buttato una palla in avanti e lì si è visto forse il Padova migliore della partita, forse l'approccio doveva essere quello da subito. Però rendiamo atto anche secondo me di aver giocato contro una squadra con qualità importanti. L'importante è stato riprendere questo risultato perché le teniamo vicine a noi, col fatto che dobbiamo sempre recuperare una partita, non li facciamo andare via. E io mi tengo stretto gli ultimi 20 minuti della partita dove sicuramente abbiamo tirato fuori le palle. E cioè tirare fuori solo le palle, 10 contro 11 poteva finire male, invece dai un pareggio che sommato ci consente di allungare anche la striscia positiva. Allora, è chiaro che poi da queste situazioni ci viene fuori vincendo qualche partita in più, però teniamoci quello che c'è il buono di oggi. Dai, no? Tu di Cotta nella esperienza, insomma, una partita così l'avevi mai vissuta, non hai via così? Come te la giocare secondo te? Sì, l'ho vissuta, io sono dell'opinione che queste partite non si giocano, perché comunque sono... Primo tempo sì, il primo tempo potevamo giocare, francamente vedevamo bene, il secondo tempo cioè io non vedevo fino alla tre quarti, partivano dei palloni, non sapevo dove andavano, poi alla fine si vedeva veramente poco, però il calcio di oggi aspettarsi che ti rimandi in una partita è difficile, quindi sappiamo, a volte capita, speriamo che non capiti spesso, perché non ti agevole. Grazie.